Aldo Palazzeschi, pseudonimo di Aldo Giurlani, nasce a Firenze nel 1885 da famiglia borghese. Non segue studi regolari ed è sostanzialmente un autodidatta. Esordisce come poeta nel 1905 con la raccolta I Cavalli Bianchi, cui seguono Lanterna del 1907 e Poemi del 1909, poesie caratterizzate da una vena crepuscolare. Nel 1909 Filippo Tommaso Marinetti lo invita ad aderire al movimento futurista. Sono legati alla poetica di questa avanguardia la raccolta L'incendiario del 1910 e il romanzo Il codice di Perelà del 1911. Nel 1914 pubblica sulla rivista L'Acerba, di cui era collaboratore, il manifesto futurista Il controdolore, ma nello stesso anno si allontana apertamente dal movimento, del quale rifiuta la spinta all'interventismo. Nel 1930 cura una raccolta completa delle proprie poesie, ma successivamente si dedica per un lungo periodo esclusivamente alla prosa. Del 1934 è il fortunato romanzo Le sorelle Materassi e del 1937 sono i racconti Il palio dei buffi. Nel 1941 Palazzeschi si trasferisce stabilmente a Roma, dove conduce una vita solitaria e riservata. Torna a scrivere versi nel 1955 con Viaggio sentimentale, che rielabora e accresce nel 1968. Dedicandosi ancora alla narrativa con opere quali Storia di un'amicizia nel 1971, conclude l'attività letteraria con la raccolta di poesie Via delle 100 stelle del 1972. Muore a Roma nel 1974. Ma perché lei è stato futurista? Ah, per istinto. Per istinto, perché io non conoscevo nessuno di quelle persone lì. Ci siamo trovati dentro. Soprattutto si trovarono dentro, e già perché è una questione di avanguardismo, si trovarono dentro il futurismo tutti quelli che già facevano i versi liberi, che erano versi liberi poi condannati dai critici, dagli editori, da tutto. Guai chi faceva il verso libero, era considerato pazzia, che non era poesia. E ci siamo trovati tutti dentro, ci siamo conosciuti dopo. Io Gian Pietro Lucini, Corrado Govoni, non sapevo mica cosa fossero. Li ho conosciuti perché ci siamo trovati lì dentro, colleghi. Come ricorda Marinetti? Ah, è un simpatico uomo, era. Era un simpatico uomo perché era cresciuto in un paese dove c'erano questi movimenti letterari e artistici e voleva che ci fossero anche in Italia, che ce ne fosse uno, e voleva innestare l'Italia nel concerto europeo.